della giornata di oggi forse ricorderemo maggiormente il finale, il dopo gara, l'abbraccio della maratona dello Stadio Castellani con i ragazzi che ci hanno regalato una salvezza incredibile, meravigliosa, emozionante per la prossima Serie A che sarà la 12ª. Della partita ricorderemo invece un gol, un rigore, un'azione particolare, insomma negata all'Empoli, lì qualcosa doveva assolutamente esserci. L'Empoli comunque si è impegnato, è finita 0-0, ma quello che conta, il nostro obiettivo, anche se la squadra giustamente adesso vuole il 10° posto, il nostro obiettivo di fatto è già raggiunto e possiamo dirlo. Che spettacolo, grazie ragazzi. Andiamo ad ascoltare per pianetaempoli.it le voci dei protagonisti. Mister, io oggi voglio partire dalla fine, o anzi un pochino prima, un quarto d'ora dalla fine, perché è spuntato in maratona uno striscione per te. Il pubblico, Empoli, la città, insomma, ti ha detto una frase che secondo me è importante, che non ti può fare essere indifferente, come spero non faccia essere indifferente la società. No, mi ha fatto molto piacere, senz'altro, è una dimostrazione di affetto, di stima. Io mi sono dedicato anima e corpo all'Empoli, lavorando sodo, anche abbastanza in silenzio, perché sono anche un po' introverso se vogliamo, e poi alla lunga i rapporti forti secondo me si costruiscono con il tempo, attraverso il lavoro e il silenzio. Oggi questa manifestazione di affetto e di stima mi ha fatto senz'altro piacere. Anche umanamente, insomma, credo che l'abbia colpita. Adesso ha un obbligo morale, deve restare anche la prossima stagione. Se a parte le cose si fanno in due, nel senso che non è una decisione unilaterale questa, però non c'è da forzare le cose, le situazioni. Io vi ho detto più volte che con Marcello il rapporto quotidiano, tutti i giorni si parla di calcio e vedremo, decideremo. Io credo che la società debba prima decidere cosa fare e poi successivamente parlerà con l'allenatore, ma prima credo che bisogna capire se daranno continuità a questo assetto dirigenziale o meno. Marcello, se dovesse andare via, non avrebbe alcun motivo e modo di venire a parlare con me, magari sarà compito del prossimo direttore sportivo, che ne so. E il presidente, per rispetto delle parti, aspetta chiaramente, confida anche nel fatto che comunque io ho questo rapporto chiaro, schietto e diretto con loro, quindi non c'è da fare nessun tipo di furbata, usare escamotage. Il rapporto è chiaro, vedremo quando sarà il momento, finiamo queste due partite, magari prima, magari dopo, non lo so. Quindi, io ho già detto che l'obiettivo più importante era questo, era quello di rimanere in categoria, poi le cose si fanno un passo alla volta. Nel mezzo a tutto questo, mister, vorrei sottolineare anche che c'è il calcio giocato, no? L'Empoli, sebbene abbia raggiunto la matematica salvezza pur non giocando, è entrato in campo dando tutto a Carpi e anche oggi ha fatto la partita provando a vincere. Lo voglio rimarcare perché è un fatto di mentalità che riesce comunque a trasmettere anche l'allenatore. I ragazzi sono stati straordinari anche oggi, perché comunque il Bologna non aveva ancora la matematica e credo che non ce l'abbia nemmeno adesso. Sì. Diciamo che sono salvi, però, quindi sono venuti qui a giocare per fare il risultato, non è stata la classica partita tra due squadre salve, e l'Empoli ha fatto una buona gara, ha trovato delle difficoltà, abbiamo anche avuto la possibilità di andare in vantaggio un paio di volte, qualche episodio di dubbio, quindi i ragazzi hanno fatto una partita seria, poi il risultato è stato quello di parità, ma va bene lo stesso, l'importante è non dare di sé un'immagine poi sbagliata, perché si fa presto e perché alcune volte diciamo che li giustifichiamo, è capibile, invece questi ragazzi come sempre hanno fatto, dimostrano serietà. Mister, hai sempre detto anche tu adesso introverso, low profile, un po' incavolato, però sei nelle ultime due partite, qualcosa all'Empoli è stato tolto. Nell'anno avevi detto l'Empoli è anche la squadra che non aveva preso mai un rigore, cioè avevi mandato dei messaggi, è stato fatto tutto a salvezza acquisita, però nelle ultime due partite qualcosa è stato tolto. Nelle ultime due partite abbiamo subito qualcosa, è a Carpi e oggi. Noi siamo sempre ancora a caccia di quel 10° posto, perché non è finita, sono ancora due partite, può anche darsi che l'ultima sia uno scontro diretto e ci piace anche dipingerlo così diamo motivazioni fino all'ultima giornata. Sabato è una bella partita da giocare che ti dà motivazione, quindi sono tutte
i presupposti per far bene da qui alla fine. Siccome per parlare di futuro c'è tempo ancora, voglio parlare un po' del passato e ti voglio chiedere, in questa stagione, quando hai capito che questa squadra avrebbe potuto arrivare alla festa di oggi e se c'è stato in questo particolare, strano, girone di ritorno, un momento che invece certe certezze ti stavano svanendo? Il girone di andata a Firenze, ho capito che la squadra aveva i mezzi e la qualità per... lì in maniera un po' più chiara, definita. Nel giorno di ritorno non ho avuto mai dubbi, forse abbiamo lasciato qualche cosina per strada, ma non grandi cose. Poi in alcune partite non abbiamo avuto la buona sorte, però non ho avuto mai dubbi sulla qualità, sulla bontà di questa squadra, sulle qualità morali anche, perché poi il gruppo è sano, è straordinario. Il gruppo è straordinario soprattutto in quei giocatori che giocano pochissimo, hanno un livello di performance in allenamento che è straordinario, poi è difficile motivare quelli lì. E invece sono stato anche fortunato in questo, no? Nel trovare un gruppo giusto che ha saputo superare anche la difficoltà assieme. Possiamo dire, mister, che ha trovato degli uomini ancora prima che non dei professionisti. Adesso va di moda Ranieri che sta facendo faville con l'Ester, no? Una delle sue frasi è stata questa qua: no, bisogna avere degli uomini per poter fare dei calciatori. L'uomo viene prima del calciatore, no? Perché poi il calciatore sì, ti risolve qualche volta, ma poi alla lunga, se non ha spessore e valori, ti tradisce. Invece questo gruppo ha di questi valori, ha questi requisiti. Credo che anche l'ambiente sappia creare questi presupposti, perché poi le cose non nascono così per caso, no? Nella gestione dei calciatori e in generale anche di tutte quelle che sono gli aspetti che ruotano attorno alla squadra, il club è molto bravo, non si fa mai prendere da isterismi, da esagerate preoccupazioni. Quando si perde una partita sono pronti lì a sostenere moralmente i calciatori, e quindi probabilmente nasce anche dall'ambiente, dal tipo di ambiente, da come si vive il calcio. Senta, la Serie A è il risultato che risalta all'occhio, però ci sono anche altri traguardi, anche il fatto di aver valorizzato dei ragazzi come Diusse e Pio che si sono avvicinati per la prima volta alla prima squadra e aver inventato in un nuovo ruolo Leandro Paredes. Queste per un allenatore sono soddisfazioni? Leandro Paredes, che potesse giocare lì, l'avrebbe visto chiunque, quindi non ha nessun merito, il merito è suo che ha delle quelle qualità. E i ragazzi, io prima della partita oggi stavo parlando con un mio collaboratore, dicevo, qui a Empoli sono stati sempre grandissimi calciatori. Se ripercorriamo i calciatori che hanno cominciato a giocare qui, son tanti, ma di grande qualità, quindi nella storia e nel DNA dell'Empoli. Adesso Hassan e più, in futuro ci saranno altri. Il settore giovanile è ricco di queste risorse.